Buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, una settimana che inizia con le parole di Aurelio De Laurentiis, che sta presentando la seconda parte del ritiro del Napoli, ormai tradizionale anche questa, a Castel di Sangro, dove il patron azzurro ha dichiarato che gli azzurri vorranno restare per 12 anni, e questo è il titolo, insieme al fatto che il Napoli dice di aver rinunciato a una tournée in Sud America per non distrarre i giocatori in ottica mercato e inizio di campionato. Questo è il commento almeno di De Laurentiis, che ha annunciato anche le date. Insomma, il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro dal 23 luglio fino al 6 agosto e farà 3-4 partite con delle squadre europee che saranno ospitate nella zona. Preferiamo noi pagare dei soldi per far venire loro da noi. Questo è il commento di De Laurentiis. Ricordiamo che è un campionato che inizierà molto presto, praticamente a Ferragosto quest'anno. 081 636 363 il numero per intervenire in diretta, per partecipare alla trasmissione, che come sempre insomma avrà tanti spunti sul Napoli del futuro, sul Napoli che verrà allestito in questa fase post stagione. 339 666 9990 invece il numero per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali. Come sempre preferiamo ascoltarli attraverso la vostra voce, quelli che sono i vostri pareri, i vostri commenti, anche le vostre suggestioni di mercato in un weekend, dopo un weekend in cui di mercato se ne è parlato tanto, soprattutto se è parlato tanto della questione Koulibaly. Oggi da Torino si torna a parlare della possibilità che il difensore senegalese, un simbolo del Napoli, possa essere nel mirino della Juventus. Noi ci siamo, attraverso Raffaele, già insomma espressi sul fatto che Koulibaly avrebbe al suo agente detto che preferirebbe altre destinazioni, tutto ma non la Juve, anche perché le offerte non gli mancano ovviamente. Però al di là della pista Juventus va monitorato quello che succede attorno al nome di questo calciatore. Napoli ha fatto, sappiamo cosa ha fatto, insomma, questa smentita, questo comunicato nel weekend, su cui poi ognuno può avere la sua opinione ovviamente, ma non ci ha detto, ecco, per ora a che punto è la trattativa per il rinnovo piuttosto. Questo è il problema. Buongiorno Raffaele. Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buon inizio settimana con questi fermenti di mercato che riguardano il Napoli, riguardano anche altre squadre che guidano da tempo la lista di quelli che puntano ogni anno alla Champions League. Sì, hai detto bene di Koulibaly e della volontà di andare in un'altra squadra che non sia la Juventus, che potrebbe essere il Barcellona, perché oltre il fatto che il Barcellona ha dei debiti, però quest'anno incasserà parecchi soldi sia da cessioni ma soprattutto dal coinvolgimento degli sponsor. E poi la questione De Laurentiis, ingaggio di Koulibaly. Ora, per carità Andrea, io voglio pure capire che i giornalisti sbagliano, no? Perché si può sbagliare. Tu invece di scrivere che guadagna 4 milioni, scrivi che guadagna 2. È un errore che si può fare. Però su questo errore la norma è quella di chiamare il direttore, chiamare il giornalista e dire: guarda, hai scritto una cosa sbagliata, gentilmente correggila, quindi ti smentisco questo e ti dico fai questa. Una smentita, sì. La regola civile è questa. Poi ormai da tempo vediamo un livello tale di comunicazione da parte del Napoli che io trovo veramente inaccettabile. So che Lussi ha fatto una lettera durissima, perché quando si fanno nomi e cognomi, caro Andrea, quando si fanno nomi e cognomi di gente che cammina per strada a Napoli, e puoi trovare pure l'imbecille, il pazzo, il cretino, l'idiota che ti molli uno schiaffo. Poi dopo, se quello riceve uno schiaffo da un soggetto X, poi con chi se la deve prendere? Secondo me con quelli che hanno additato il suo nome al pubblico ludibrio. Questo è sbagliato, anche perché De Laurentiis quando viene a Napoli c'ha la scorta, c'ha i bodyguard, quindi lui è protetto, i giornalisti no. Quindi ripeto, se un giornalista sbaglia, perché possiamo sbagliare, tutti sbagliano,
si fa la smentita lì dove è uscito scritto che una cifra sballata, lì si dice. Allora il giorno dopo riportiamo la smentita del Napoli: non guadagna X, guadagna Y. Credo che questo possa essere il sistema migliore per avere anche un rapporto, perché altrimenti, se tu da un lato metti i giornalisti alla gogna e dall'altro li convochi per la conferenza stampa del ritiro a Castel di Sangro, di cui non gliene frega niente nessuno, ma evidentemente ti serve il giornalista per diffondere l'informazione, e beh, non è che tu puoi vincere sempre. Una volta vinci tu, una volta vincono gli altri, e così si va avanti insieme in un rapporto che dovrebbe essere di estrema civiltà. Abbiamo però un amico al telefono, eccolo qui, è Pino. Sì, c'è Pino. Pino, buongiorno Pino. Sì. Pino. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Io vorrei sentire Spalletti sul fatto di Koulibaly. E poi non ho capito, ma magari un giocatore di peso ce lo dobbiamo tenere. Non è che chi si vuole rivoluzionare tutta la squadra. Già ci abbiamo tolto, si è tolto 20 milioni dal peso del mondo ingaggi. Non lo so. Con chi giocheremo noi con la Champions League? Non lo so. Anche per vincere una partita. Ci vogliamo il migliore in assoluto. Allora Spalletti, secondo me, se è uomo che ne deve andare, anzi no, non serve. Buon lavoro. Ma io non sarei così estremo, però sì, è una regola aurea che se io ho una squadra e poi durante il mercato questa squadra cambia in peius, io sono liberissimo di andarmene, perché non mi ritrovo più in quel gruppo di calciatori, o quantomeno la società deve ufficialmente e pubblicamente sostenere che gli obiettivi sportivi sono totalmente cambiati. Direi di sentire anche un messaggio. Spalletti l'ha già chiesto questo, questo Spalletti l'ha già chiesto, ha già detto che vuole chiarezza da parte della società, e anche su Koulibaly si è già espresso. Poi magari lo fa in modo meno perentorio di come lo possa fare l'ascoltatore che ci chiama, ma la sua voce l'ha fatta sentire. Sì, la sua voce l'ha fatta sentire. Vorrei capire poi la sua reazione di fronte a una voce della società che indichi un cambiamento netto degli obiettivi sportivi. Messaggio vocale. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti. Ciao. Ma cosa abbiamo fatto di male noi poveri tifosi del Napoli, in un weekend senza calcio, a subire per tutta una domenica i Magnificat nei confronti di Ancelotti, ovvero quello che per numeri è stato il peggior allenatore della gestione di De Laurentiis? Poi cioè, si permettono di sputare su Sarri, che ci ha fatto vivere 3 anni magnifici. Proprio vero che a Napoli, e la nostra storia lo dimostra, sono in molti che preferiscono Barabba a Gesù. Ciao, un salutone. Bello questo messaggio, che puoi condividere o non condividere, però almeno è uno specchio della realtà, Andrea, perché noi qui nessuno vuole demonizzare Ancelotti, soprattutto per quello che ha vinto altrove. Il problema è che qui ha fatto male. Noi abbiamo sempre sottolineato questo aspetto. De Laurentiis, che aveva dichiarato di volerlo tenere per i prossimi 10 anni, detto da lui ufficialmente, fu costretto a novembre a mandarlo via, perché la squadra ormai si era persa completamente. Ora, se qualcuno dice stavamo con Ancelotti, ma non è vero che i calciatori stavano con Ancelotti, dai, noi sappiamo le cose, dai Andrea, ma non è assolutamente vero. Ma non è così, De Laurentiis non l'avrebbe esonerato, esatto, se fosse stato così. Esatto. Io so che c'era tanta maretta calciatori a cui non piaceva la troppa influenza di Davide su alcune scelte, cioè i racconti di quel periodo li abbiamo sentiti tutti, quindi adesso... Questa storia di Ancelotti a me è un po' scocciato, cioè, sinceramente. Tanti complimenti per aver vinto la Champions con Real Madrid, è uno dei migliori allenatori di top club che esistono nella storia del calcio, ma allenare il Napoli è un'altra cosa, e non credo che sia giusto avere rimpianti sull'esonero, anzi. No, ma mi fa sorridere il fatto quando dicono avete visto, ha vinto un'altra Champions, ma con chi? Con il Frosinone? No, con Real Madrid, giusto? Che ne ha vinte 14, 3 delle quali le ha vinte con Zidane, che non aveva mai allenato in vita sua. Fu preso al posto di Benitez, ve lo ricordate? Che esonerarono Benitez. Fu preso Zidane e vinse 3 Champions League di fila senza aver mai allenato una squadra professionistica. Quindi il problema non è
chi vince la Champions, l'allenatore che vince la Champions, ma è con la squadra con cui la vinci questa Champions. Non mi pare che all'Everton si stiano strappando i capelli per aver mandato via Ancelotti, nemmeno Benitez. 500 milioni di euro di rosso nelle due gestioni, Benitez, Ancelotti all'Everton e alle soglie della zona retrocessione. Ci possiamo fermare adesso, Andrea, e poi dopo andiamo a sentire il nostro miglior talento. Ma pochissimo, pochissimo. Allora ripartiamo col nostro talent, ricordo però anche lo 081 636 3633 per le vostre chiamate. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in onda. Non so se hai già contattato il nostro ospite. Non ancora, benissimo, tra un po' lo troveremo. Allora facciamo così, sentiamo un messaggio vocale e poi andremo al telefono. Eccolo qui, vai. Buongiorno Raffaele, buongiorno. Ciao. Andrea, sono una persona che ha giocato a calcio, gravito ancora nel mondo del calcio. Adesso svoltare a destra. E conosco le dinamiche di spogliatoio. Allora, è inutile parlare di Napoli e di Ancelotti, erano due realtà incompatibili. Bravo. Il Napoli aveva avuto l'occasione di fare il salto di qualità e di diventare grande, ha preferito una squadra di piccoli uomini rispetto a un grande allenatore, le strade si sono separate, noi rimaniamo piccoli nella nostra piccolezza, Ancelotti è tornato a fare il grande e a vincere i trofei internazionali. Questa è la realtà. Questo messaggio, che è molto rappresentativo di quanto accadde, Andrea, mi fa ricordare e mi fa riportare alla memoria un episodio che vide protagonista il nostro grande talent, solo che all'epoca le cose si conclusero in maniera diversa. È vero, Salvatore Bagni, buongiorno. Ciao, sempre in modo diverso, ogni situazione ha una storia diversa. Sì. No, anche perché nel tuo caso si preferì l'allenatore dei giocatori che avevano fatto la storia del Napoli, in questo caso invece è stato sacrificato l'allenatore, però sono storie completamente diverse. Sì, assolutamente diverse, però è ovvio che in certi momenti bisognerebbe anche ragionare, capisco che non sia sia difficile, noi abbiamo combattuto una battaglia, l'abbiamo persa, ma meritavamo di vincerla per quello che avevamo dato, come tutti i nostri compagni. Non stiamo parlando, ripeto, non parlo di me stesso, parlo di tutti quei componenti e soprattutto di quelli che poi andarono via, ecco. In quel momento siamo sicuri che questo non lo meritavamo, ma poi il tempo ci ha dato ragione, questa è una soddisfazione enorme. Sì, è proprio così, infatti il Napoli poi è andato avanti nel modo che sappiamo e fu sostituito anche l'allenatore per vincere un altro scudetto. Salvatore, restando invece sul Napoli attuale, si fanno tante voci, girano le voci di tante cessioni, però non è mica facile acquistare i calciatori del Napoli perché De Laurentiis non te li regala, quindi pensare ad un ridimensionamento vero e proprio, secondo me non è proprio così, poi non so come la vedi tu. No, io sono d'accordo con te, però c'è la spada di Damocle, perché sì, quei contratti del 2023 è una spada di Damocle nei confronti della società, purtroppo sì, se non trovi un accordo va bene, la gente andrà a scadenza di contratto, qualcuno sarà molto più dispiaciuto, vedi? Pronto? Sì, ti sentiamo. Ah, scusa. Sì. Sarà molto più dispiaciuto, vedi, Koulibaly, forse un po' meno Fabian Ruiz. È ovvio che non bisognerà tirare troppo la corda. È ovvio che prima bisognava parlare prima di queste situazioni con questi giocatori che sono importanti per il Napoli. Invece si è arrivati adesso, ne parleremo, forse non troveremo nessuna soluzione, poi ci sarà il gioco delle parti, secondo me ho letto anche le dichiarazioni con quanto riguarda il procuratore Fali Ramadani e la società, sai lì c'è un contratto pesante e Koulibaly non vorrebbe andare via assolutamente, però poi ci sono dei contratti da rinnovare e degli accordi da raggiungere, sarà semplice, però la società vorrà poi qualche volta, diciamo che la società ha scaricato sui giocatori le colpe che non erano neanche dei giocatori,
per fare in modo, diciamo, che potessero andare via e la colpa fosse sempre dei giocatori. Con Koulibaly non sarà così semplice, perché lui l'ha dimostrato in questi 7-8 anni che è rimasto, che vorrebbe tanto rimanere. Poi ci sono delle situazioni, anche Fali, secondo me Fali Ramadani metterà le mani avanti facendo capire a tutti, come è giusto che sia, che la volontà non c'è stata da parte di una parte, perché bisogna sempre essere in due, e queste situazioni bisognerebbe risolvere molto 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 prima. Abbiamo detto tante volte anche in televisione, guarda Paolo Maldini come si è arrabbiato, arrabbiato tra virgolette, perché non ha bisogno di nessuno, però il ritardo del rinnovo del contratto di lui e di Massar, cioè dopo tutto quello che hanno fatto bisognava pensarci prima, perché allora questa fiducia era a risultati, solo a risultati massimi. Non credo, perché Paolo sicuramente poi gli rinnoveranno il contratto, però così l'ha fatto sapere a tutti. Certo. No, io faccio un ragionamento, che ovviamente ragionare con i soldi degli altri, con le aziende degli altri è facile, no? Però faccio comunque questo ragionamento, Salva. Sì. Il Napoli aveva un obiettivo quest'anno, l'ha detto anche De Laurentiis, era tornare in Champions League. Il Napoli ci è tornato in Champions League. È chiaro che la spending review ci sta, perché ci deve stare, perché veniamo dal Covid, il mondo è un po' cambiato e tutto a posto, però non tutti i giocatori sono uguali, e allora se un leader come Koulibaly alla fine ha centrato il suo obiettivo stagionale portando alla società anche diversi benefici economici da questo punto di vista, potrebbe, ecco, su di lui essere un attimo applicato un occhio di riguardo nella trattativa del contratto. Cioè, io credo che qualcuno in società gliel'avrà, anche se non c'è il dirigente che diciamo sempre, ma qualcuno tra Giunto e Spalletti questo gliel'avrà provato a spiegare a De Laurentiis. Spero che gliel'abbiano spiegato. Sacrificio che non è un sacrificio ovviamente, però far capire chi potrebbe essere importante nei prossimi anni come punto di riferimento per la squadra, per la gente, per tutto quello che è Koulibaly, senza invidie oppure che pensare che qualcuno abbia dei trattamenti diversi da altri. Non abbiamo mai pensato, ovviamente quello è il numero uno, che potessimo avere gli stessi trattamenti di Diego. Non eravamo eravamo felici di essere in quella squadra e di avere anche noi avuto dei vantaggi economici, ma con totali differenze. E Koulibaly ha raggiunto quegli obiettivi in questi 7-8 anni, ma attraverso il comportamento, il rendimento, e allora va bene, ci dovrebbe essere un sacrificio. Non so se sarà possibile, ecco, questo è la mia preoccupazione. La settimana scorsa, come ben ricorderete, e lo ricorda Andrea, dissi che Koulibaly e il suo agente soprattutto incontreranno De Laurentiis proprio per prospettare delle soluzioni alternative al Napoli, cosa che leggo oggi su diversi quotidiani. Ma dovendo andare via Koulibaly, leggo due nomi, non so se sono stati tirati in ballo perché non ce n'erano altri o perché veramente il Napoli vorrebbe prendere uno dei due, ma Senesi e Palomino ritieni essere compatibili come alternative a Koulibaly? Non di valore, non di pari valore, non di pari valore. Sono due ottimi giocatori. Palomino è abituato a giocare in un certo modo, perché da tanti anni con Gasperini, perciò molto aggressivo, molto a giocare in avanti, difesa a tre, cioè, e tutte queste situazioni che magari potrebbe anche non ritrovare a Napoli. Senesi è un po' che se ne parla, è mancino, ha fatto bene anche nella finale, è un buonissimo giocatore. Sì, finale di conference, ricordiamo. È bravo, perché tante volte è uno che imposta, sa giocare col suo piede sinistro, è uno che non è lento, l'abbiamo visto assolutamente, è uno che tiene la posizione. È un buon giocatore, certo, però ripeto. Dipende da quanto chiede il Feyenoord, perché andrebbe pure bene. Ai 15-20 li chiederà, perché 15 minimo, cioè minimo 15. Cioè 15 li chiederà. Ma allora, se non so quando il Napoli ricaverà da Koulibaly, ma
30, io spero che le 30, sì, 30, diciamo 30, che la soglia minima penso sia quella lì dei 30 milioni, 30 milioni, se devi cambiare uno dei due andrebbe, io adesso a questo punto quando ho modo di giocare allora mi prenderei un mancino, visto che abbiamo già Radmani che è destro, mi prenderei il Senesi e così formerei questa coppia. Certo, il valore di Palomino è importantissimo, però bisogna collocarlo bene in questa squadra, bisogna capire bene come collocarlo, anche se a me piace. Sì, un altro nome di cui si parla, leggiamo tanto anche oggi, ma tu sai bene, lo sa Andrea, che lo sto sostenendo da tempo, soprattutto come alternativa a Mertens, quindi se Mertens non dovesse firmare potrebbe essere lui l'alternativa. Dimmi di Deulofeu. Come hai fatto, ecco, a capire? Come hai fatto a capire? Perché vi conosco, voi conoscete me, ma è un giocatore che piace a tutti. Ma dico come alternativa a Mertens, quindi nel ruolo di spalla di Osimhen, Non sai il mio pensiero. Lo so, perciò te lo sto chiedendo. Il mio pensiero è quello che, preso in un altro schema di gioco, mi piace da morire, mi piacerebbe da morire, ma abbiamo visto, e non per l'età, l'utilizzo di Mertens, non per l'età e neanche per il valore, ma perché c'era un equilibrio di squadra, che si dice equilibrio, poi è tutto da verificare, ripeto, però parliamo di quello, perché se non l'ha schierato Spalletti pensava che con quattro punte, perché bisogna considerare sia Mertens che Deulofeu un attaccante, questa squadra non lo potrà. Cioè, tu stai dicendo che anche se arriva Deulofeu, Spalletti continua a preferire un centrocampista. Però sai, Deulofeu ha il grande vantaggio che gioca esterno e Mertens non lo può. Allora Deulofeu esternamente in un 4-2-3-1, a me piacerebbe moltissimo, anche però perché dobbiamo vedere come Caras veglia, tu Andrea lo pronunci meglio, bisogna vedere se sarà subito titolare o no, perciò esternamente, se ha il Napoli ha la possibilità di prenderlo come esterno e utilizzarlo qualche volta come punta sotto Osimhen, ci sta, anche perché l'ha detto mille volte Spalletti, Mertens sarà il sostituto di Osimhen, non più, certo, in quella posizione, perciò come valore lo prenderei subito, e soprattutto valore e personalità lo prenderei subito. Comunque uno tra Mertens e Petagna secondo te andrà via a questo punto? Sì, ne sono convinto, se arriva lui sì, assolutamente sì, no, è inevitabile. Quindi se va via Mertens resta Petagna alternativa a Osimhen, e Deulofeu farebbe o il trequartista oppure l'esterno, certo. Cioè se lo prendi Deulofeu gli trovi il posto dove farlo giocare, lo devi far giocare, se lo prendi lo devi far giocare, e calcoliamo che abbiamo Lozano e Politano, ci sta, e Carasveglia, siamo quattro, avremmo quattro esterni, ci sta bene, poi chi merita gioca, però sarebbero delle ottime alternative uno con l'altro, a me piacerebbe questa situazione. Caro Salvatore, devi sapere che Andrea Falco sta preparando tanta di quella roba per la trasmissione di domani sera. Grande! Potremmo andare avanti per quattro ore, sempre su Telea con Si gonfia la rete. Quindi... ma tu sai che noi chiacchieriamo, tu ti interrompi ogni tanto per dire fate poca confusione, siate meno casinari, però diciamo che non faccio più niente, tanto voi parlate lo stesso, quindi è bello che ci sia questo dibattito piacevole, divertente e di qualità, lasciamelo dire, di qualità. Ricordiamo che a proposito di qualità, Salvatore Bagni è stato premiato nel corso della bellissima kermesse che si è tenuta all'Olimpia Cilento Resort di Ascea Marina, dove Radio Marte è stata radio ufficiale di un evento per il quale Salvatore Bagni, e non solo, si è molto commosso. Io ho visto le lacrime di Giampiero Venturi, lasciato spiazzato, devo essere sincero, per esempio. Grande serata, organizzata bene, molto soft, con persone che stavano bene insieme, veramente molto molto piacevole, in un posto incantevole, devo dire la verità, in un posto incantevole. Grazie Salvatore, grazie, ci vediamo domani sera. Ciao, ciao ragazzi. Buona giornata, Salvatore Bagni.
Ci fermiamo pochi istanti, poi torniamo subito, poi torniamo tra pochissimo. Ricordo, oltre allo 0816363633, anche la possibilità di inviarci i vostri WhatsApp al 339-666-9990. Tra poco Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, ricordiamo i numeri di telefono, Andrea, così andiamo a sentire un po' di messaggi e anche a raccogliere delle telefonate. Lo facciamo velocemente: 0816363633 il numero per le vostre telefonate in diretta, 339-666-9990 se invece volete inviarci un WhatsApp. Sì, e vi ricordo di restare sempre nell'ambito dei 45 secondi massimo, altrimenti non riusciamo a mettere in onda tutti i messaggi. Eccone uno. Ciao Raffaele, buongiorno. Secondo me l'alternativa ideale a Koulibaly potrebbe essere Upamecano del Bayern Monaco. Giovane, promettente, in prospettiva. Tu che ne pensi? Penso, io penso che Upamecano, che è più facile tenere Koulibaly che prendere Upamecano. Sì, onestamente. Sì, onestamente sì, sotto l'aspetto economico, sia per il cartellino che per l'ingaggio, credo che Upamecano non sia un profilo che il Napoli oggi può permettersi con le condizioni che De Laurentiis ha imposto per tenere per la prossima stagione, con un monte ingaggi che non vada oltre i 75, massimo 80 milioni di euro. Pensate che Upamecano guadagna 9 milioni all'anno, quindi mica poco. Upamecano è uno dei top. Allora, andiamo a sentire qualche altro messaggio vocale. Ecco, apriamo uno così, vai. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Salvatore da Cerra. Ciao, allora, Salvatore. Volevo fare una considerazione in merito al fatto che Koulibaly, si parla in questi giorni che può lasciare Napoli, offerte altrove. Sinceramente è sempre stato un grandissimo monumento, però numeri alla mano io dico che la coppia Rachmani Juan Jesus ha fatto benissimo. Addirittura in quel periodo il Napoli aveva la difesa migliore di tutta Europa, se non sbaglio. Quindi invece con Koulibaly, ogni volta, per quanto spolvera grandi prestazioni, però fa pure le stupidaggini, ogni tanto le fa anche lui. Beh, non mi pare che abbia tanto torto questo amico, perché un attento osservatore, ricordatevi che Koulibaly è mancato dicembre, gennaio, al suo posto ha giocato Juan Jesus, che ha fatto benissimo. Ora non è che vogliamo dire che Juan Jesus è meglio di Koulibaly, però il Napoli, credo, e Andrea poi magari mi sbaglierò, se ha confermato Juan Jesus è anche perché si è reso conto che nel momento di maggior difficoltà di tutta la squadra, che era a pezzi, con un organico ridotto all'osso, lui non ha sbandato, anzi è diventato un leader di questo gruppo. Ecco perché però è stato rinnovato. Allora, Juan Jesus si è strameritato la conferma, è stata una grande sorpresa, ha fatto una grande stagione, però non mi toccate Koulibaly, non seguo questo ragionamento, perché anche Mertens ha fatto dei gol pesanti, anche Petagna quando ha giocato è stato utile, però entrambi non valgono oggi quanto Osimhen, e io, secondo me, è lo stesso discorso, cioè Koulibaly ti porta a un livello un po' più alto, ecco. Un discorso è far bene per 10 partite, un discorso è su 38 è normale che fai anche degli errori su 38 partite, però Koulibaly credo sia il giocatore più rappresentativo, più importante che è Napoli. Poi però credo che l'amico dicesse un'altra cosa, non è che sta dicendo è giusto mandar via Koulibaly e teniamoci Juan Jesus. No, lui dice ce ne faremo una ragione. E dice se dovessimo perderlo, è certo che te ne devi fare una ragione, Andrea. Non è che... vabbè, ma questo vale per tutti. Si è sopravvissuti a Maradona. Ma oggi Koulibaly è il calciatore più rappresentativo del Napoli insieme a Mertens, quindi perciò dice ce ne faremo una ragione. Se va via e vuole andare via perché non trova l'accordo con il Napoli, devi per forza fare una ragione, e nel farsene una ragione Juan Jesus mi pare di aver dimostrato di essere uno capace. Poi ne prenderai quella magari poi è la riflessione che tu dovrai fare sul sostituto, cioè prenderai un'alternativa a Juan Jesus o prenderai un titolare, questo poi sarà un altro questa discorso. È una bella domanda, infatti poi verificheremo. Al telefono c'è Umberto, eccolo Umberto. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao.
Vabbè, ascolta, è dal fine del campionato che volevo chiamarti. C'ho un groppo in culo, ho due domande, due riflessioni da fare. Poi mi darai tu un tuo parere. Io reputo tutte le filosofie e discorsi che sono fatte non hanno responsabilità, non hanno agonismo. Per me è solo una colpa tattica dell'allenatore e basta. Potevamo credere un po' di più a questo scudetto, lo vincerà. Abbiamo buttato dei punti via così. Poi mi dici quello che pensi. Poi non sono d'accordo con Andrea, perché per me il vero simbolo di questa squadra, io ho 70 anni, seguo il Napoli da quando avevo 9 anni, è solo Sinistro Mertens. Non c'entra Arrennata, Rondennata, è l'attaccamento alla maglia, è uno che può rifinitore, tigre, segne. Però non ho capito il nome che hai fatto come alternativa a Mertens. Chi è? Eh? Hai detto un'alternativa? No, lui dice il vero simbolo è Mertens. Ah, il vero simbolo, scusami. Sono d'accordo con Andrea che dice che Koulibaly è l'unico che io non sono d'accordo. Non ha detto che Koulibaly per me non ha fatto un discorso di livello. Koulibaly il monumento di questa qua, per me. Poi Koulibaly, certo. Parca mia, io sono d'accordo che è un simbolo. Per me Koulibaly e Mertens, cioè questa squadra da nascere su questi due elementi. Perché Mertens è colui che non crea mai polemiche, manda uno spogliatoio, è una persona per bene, è educata, è una pulita. D'accordissimo. Va bene, ragazzi, questo volevo dire. Va bene, Umberto, grazie e buona giornata. Però Andrea non ha detto che. Non c'entrava niente con quello che ho detto, ma sono d'accordo con lui. Cioè, Mertens. Ma farei. Guarda, parteciperei allo stipendio pur di serlo a Napoli. Io lo adoro, ne faccio un fatto di livello. Koulibaly è un giocatore che secondo me nei suoi anni a Napoli avrebbe potuto giocare in qualsiasi squadra del mondo da titolare, ne sono convinto, e non so quanti giocatori il Napoli ha avuto nella sua storia che avrebbero potuto giocare in ogni squadra del mondo da titolare. Questa è la mia opinione, per carità. Ti voglio leggere quello che ha detto De Laurentiis poco fa su Koulibaly e Mertens. Allora, si fa molto spesso del sentimento più che della ragione l'approccio a determinati problemi, e questo è anche giusto, perché il tifoso che gliene frega se tu hai in tasca 10 euro o 10 milioni, vuole una squadra che vince. Quindi non sul tifoso dobbiamo sempre alzare le mani, il tifoso vuole vincere, poi ci riesci bene, non ci riesci, ci devi provare. Allora, dice De Laurentiis, abbiamo bisogno di 23 giocatori perché c'è la Champions. Ma dobbiamo, attenzione, ma dobbiamo avere il coraggio del rischio. La cosa più bella nella vita è non avere scheletri negli armadi ed essere liberi di dire ciò che uno pensa. Detto da lui, non credo che sia proprio così. Però se poi lo interpretate in maniera diversa, allora bisogna mascherare. Qui c'è la chiosa. Dipenderà solo da Mertens e Koulibaly se la vile moneta è l'unica cosa che li può appagare, oppure vivere a Napoli in un contesto unico potrà essere un privilegio, altrimenti non li riguarderà più. Non è la prima volta che lui prova a spiegare quando un calciatore se ne va, che se ne va per la vile moneta. Ma io mi chiedo una cosa, ma perché sta vile moneta interessa solo ai calciatori o anche al presidente? Cioè, noi lo apprezziamo perché lui cerca di ottimizzare sempre di più le finanze e le casse del club, quindi anche lui punta sulla vile moneta. Ma mi spiegate perché un calciatore che fa di questo di professione e non lo fa per tutta la vita ma per un arco temporale di massimo 15 anni non debba pensare di andare dove lo pagano di più? Cioè, lo vogliamo veramente? Cioè, pure i calciatori li dobbiamo mettere alla gogna perché vogliono guadagnare di più, e di fronte ad un'offerta che è ben inferiore a quella che percepiscono oggi. Io non so, quando fa questi ragionamenti De Laurentiis, io non so se qualcuno glielo fa capire che è un errore e che può diventare un boomerang. Almeno me lo auguro che qualcuno glielo spieghi. Sì, anche perché insomma l'abbiamo sentita troppe volte, non fa più presa. Ecco, la prima volta poteva portare il tifoso ad aprire un punto di vista diverso e dire guarda, il giocatore è mercenario, cioè, adesso non impatta più, perché poi se diventa uno schema troppo ricorrente la gente capisce anche che è una strategia comunicativa un po' voluta a priori, no? E
poi soprattutto con due giocatori amati come Mertens e Koulibaly, secondo me non attacca proprio. Ma infatti, ma lui basta che dica quello che ha detto prima, dobbiamo correre il rischio. Noi che non possiamo pagargli questi stipendi, per dire, cioè, dobbiamo correre il rischio con calciatori che guadagnano di meno. Basta, basta essere chiari, come ha chiesto lo stesso Spalletti. Che c'entra la moneta, vile o non vile? La moneta interessa a tutti, in primis al presidente e poi ai calciatori del Napoli. Non penso che De Laurentiis, così io come non lo attacco a dispetto di quanto fanno gli altri quando dicono che vuoi, che gli interessa solo il denaro, io non lo attacco, anzi dico è giusto, ma allo stesso modo lui non deve attaccare i calciatori che vogliono guadagnare di più. Scusa Andrea, ma credo che soprattutto nel caso di Koulibaly è un giocatore che penso che abbia rinunciato a tanti soldi nella sua carriera finora, no? Per restare a giocare con il Napoli, quindi proprio non è meritato, anche se ne ha avuti tanti anche dal Napoli, questo è giusto dirlo, perché 6 milioni all'anno sono tanti. Dobbiamo fermarci, credo, poi torniamo tra pochissimo con nuovi collegamenti, 0816363 per intervenire al nostro microfono, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Tornati in diretta, ancora una volta vado a ricordare lo 0816363, il numero utile per tutte le vostre telefonate in diretta, ricordo altresì il 339-666-9990 invece per tutti i vostri WhatsApp, siano essi scritti o vocali. C'è Fortunato al telefono, accogliamolo, buongiorno. Ciao Fortunato. Buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno. Ho casualmente acceso la radio e ho sentito l'ultima parte di questa... della vicenda di Koulibaly, di fatto che hanno aspirano a guadagnare di più. La cosa è assolutamente legittima, giusta, io sono un professionista e quindi è chiaro che come tale se mi pagano di più vado evidentemente dove mi pagano di più. Il problema però cade, diventa poi non più così vero quando parliamo di persone che guadagnano milioni e milioni di euro e non migliaia di euro, milioni di euro, e baciano la maglia, si battono il petto, proclamano un amore passionato per questa maglia e poi rinunciano a questa maglia per guadagnare di più. Laddove a Napoli potrebbero comunque guadagnare, non dico decine, ma comunque tanti. A te farebbe piacere se ti facessero i conti in tasca, scusami Fortunato. Io non sto facendo allora, conti in tasca, i conti però in tasca dico, uno però che dico, guadagna di più o di meno. Ma io non faccio i conti in tasca, guardi, io non faccio i conti in tasca, dico semplicemente che se io guadagno 4 milioni di euro, 5 milioni di euro e amo la mia città, amo la mia maglia, non ne vado a guadagnare. Ce l'hai con Insigne? Ce l'ho con Insigne, ce l'ho anche con Koulibaly, il quale voglio dire che non è di Napoli, guadagnato... te lo voglio ricordare. Non è di Napoli, però naturalmente professa però un grosso però amore niente. Per però, maglia. Però no. Allora sono mercenari, punto, va bene così. Posso dire una cosa? Chiamiamoli per quelli che sono. Sono mercenari. È una narrativa sbagliata, perché, aspetta, mi fai dire una virgola anche a me. Perché non è che loro hanno un contratto a tempo indeterminato con il Napoli per tutta la vita e se ne vogliono, lo vogliono risolvere per guadagnare di più. I contratti finiscono e devono ridiscutere le condizioni per restare. Se la controparte gli offre una cifra che va alla metà, adesso non voglio dire la metà, se no mi fanno un comunicato, ma qualcosa che sia vicino alla metà, cioè io devo comunque creare le condizioni per restare. Cioè devo sentirmi trattato come credo di meritare, è una mia ambizione legittima da professionista. Ripeto, non è che loro vanno via per guadagnare di più, il loro guadagno, quel contratto è finito nel caso di Mertens, è quasi finito nel caso di Koulibaly, bisogna risedersi per scriverne uno nuovo e quel nuovo mi deve un minimo piacere, perché sennò non resto. Ma tu fai un ragionamento troppo... Me ne vado per guadagnare di più, è una narrativa sbagliata. Fai un ragionamento troppo alto, Andrea. Quando uno si esprime rispetto ad un'altra persona chiamandolo mercenario, offende se stesso, perché io ci vedo anche parecchia invidia. Io vorrei vedere il signor Fortunato o tutti i Fortunato del mondo se gli danno 1.000 euro in più se se ne vanno da un'altra parte. Ora Koulibaly deve rispettare che cosa? Ha rispettato tutto quello che ha fatto del Napoli, è di grandissimo livello,
e ha tutte le ragioni del mondo per baciare la maglia, perché finché la indossa quella maglia e la rispetta, la può baciare sempre. Poi dopo va da un'altra parte e ne bacerà un'altra. Ma se lui, nel periodo in cui indossa quella maglia, che è la maglia della mia città, della mia squadra, e la rispetta e mi fa vincere qualcosa, ha tutto il diritto di baciarla senza che poi andandosene venga definito in maniera squallida come un mercenario. Scusa, ma tenere alla maglia significa per forza dire sì alla prima offerta che ti fanno, e questo è essere presi. Ho capito, Andrea, cioè, ma è inutile insistere chiavi. Su di un punto non è... No, perché i Fortunato di turno non lo capiranno mai. Non è che se tu adesso glielo spieghi quello cambia idea. Quello è convinto che Koulibaly, Mertens, Insigne sono dei mercenari, ma lasciaglielo credere. Ci arrivo. Allora vuol dire che io amo il mio lavoro, quindi fai tu lo stipendio, no, fai tu, tanto io amo il mio lavoro, non potrei mai dirti di no, ma che, cioè, che significa? Rino, buongiorno. Rino? Che fine ha fatto Rino? Non c'è? E allora sentiamo un messaggio vocale, secondo me Rino è distratto. Buongiorno Raffaele e Andrea. Ciao. Beh, queste dichiarazioni del presidente portano all'addio di Koulibaly e Mertens. Ovvio, è giusto Raffaele, il vile denaro non solo per i giocatori ma anche per lui. Giusto osservazione Raffaele. Eh sì, perché se la pecunia ha un cattivo olezzo dovrebbe essere relativa a tutti e non soltanto ai calciatori che vanno a guadagnare di più da un'altra parte. Messaggio vocale, altri due e poi ce ne andiamo. Grande Raffaella Rimma, grande, no. Andrea, state esagerando con dei ragionamenti finissimi e di gradevole pregio, devo dire la verità, ottimi. E in più possiamo anche ribaltare la cosa dicendo che a questo punto anche il nostro presidente vuole fare un poco il gioco delle tre carte, fare il mercenario anche lui, guadagnarci soltanto, come è giusto anche che sia. Ognuno deve fare la sua parte, se gli sta bene gli sta bene, se altrimenti pace, ognuno si cambia la strada, non vedo quale sia il problema. Grazie, siete grandissimi, Giuseppe da Frattamaggiore. Grazie a te Giuseppe. E poi ultimo messaggio e poi scappiamo, eccolo qua. E le fai dei paragoni che non ci stanno, e capa né qua. Se io prendo 1.000 euro in più è normale che me lo va a cara l'azienda, perché da 1.000 passa a 2.000 e mi cagli proprio la vita. Ma lui che bacia la maglia, come ha detto Fortunato, siamo andiamo da 6 milioni per 4 milioni non è che ti cagna la vita, anzi sono 4 milioni l'anno, non è che ci stanno la metà, come dico, stanno dicendo 4 milioni è per 3 anni, 4 anni, non lo so quant'è, ma non è che va a fare fama. Fa un paragone con chi guadagna 1.000 euro a me, ma 1.000 euro me lo vado, pure 500 euro me lo vado. Allora io vorrei che questi personaggi si trovassero nelle condizioni di Koulibaly e di Insigne. Io vorrei vedere se loro poi rinuncerebbero a questi milioni, parlano di milioni come se fossero le caramelle, no, i milioni, che chiaramente che vuoi vedere milioni, ma io vorrei proprio vedere se loro, messi nelle stesse condizioni, decidessero per la maglia di rinunciare a questi soldi. Ma diceva Totò, ma mi faccia il piacere. Tra l'altro, nel caso di Koulibaly, che è ancora un anno di contratto, ora il Napoli non gli ha offerto 3 milioni, ok? Diciamo così, però facciamo finta, se gli avesse offerto 3 milioni, sì, lui sa che 6 ne prende già garantiti l'anno prossimo dal suo contratto, ok? Se tu dici firmiamo un triennale a 9, cioè quindi 3-3-3, ti spalmo i prossimi 6 su 2 anni e poi te ne do un altro a 3, lui dice ma perché se io 6 già li guadagno solo con l'anno prossimo dovrei firmare un accordo del genere? Giustamente, tanto è che la sua carriera in 3-4 anni sarà finita e lui provò a massimizzare le sue entrate come qualsiasi professionista o qualsiasi azienda, sì, sì, a sì, maggior sì, ragione un'azienda che a 35 anni smette di lavorare. I moralisti, quindi, di questi miei stivali, per non dire altro, ma veramente fate, beh, allora vi abbassano l'ingaggio da 6 milioni a 4 milioni, sì sì prego, fate pure, tanto io lo faccio per la maglia. Ridicoli, salutiamo, ce ne andiamo via. Ma poi lo fa per la maglia o lo fa per De Laurentiis? Perché non è che è la maglia che gli ha chiesto di abbassarsi lo stipendio, questo poi è un altro discorso. Vabbè, poi vabbè, dobbiamo andare via. Lo affronteremo. Dobbiamo andare via. Ringrazio Tony Molà, la parte tecnica, ovviamente ringrazio tutti voi. Raff, noi ci sentiamo domani, adesso certo, c'è un'altra ora
di grande calcio su Radio Marte. Ecco, no, grandissimo calcio, insieme a Massimo D'Alessandro e Gianluca Gifuni, che vi faranno ascoltare anche dei brani registrati della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis per la presentazione di questo ritiro di Castel di Sangro, un ritiro molto tormentato e contestato. Ci sentiamo domani, ciao.